mind. We're toony, we're all a little loony. And in this cartoony, we're invading your TV. We're comic dispatchers, we fight the ball dispenser. Our time to adventures, get a dose of comedy. So here's at the Acres, it's a whole wide world apart. Our hopes, we only stand alone, a cartoon work of art. Let's rip, we're rejected, expect the unexpected. Our tiny toon adventures is about to start. They're furry, they're funny. They're Bat and Buster Bunny. Marsh had a match of money. Elmira is a pain. He's hunting and Bucky. Dizzy Devil Yucky. Curveball's unlucky. And Go-Go is insane. And at the university we earn our toon degree. The teach is back and getting laughs since 1933. We're tiny, we're toony, we're all a little loony. It's tiny toon adventures, come and join the fun. And now our song is done. Paolo Paolinio, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate e seguite le pagine Facebook. Ciao! Ciao a tutti amici, ragazzi di Topolino Academy Comics. Siete pronti? Ci sono tutto lo staff di Topolino Academy Comics. Allora, Topolino Academy Comics, ragazzi, è una cesatia quando c'è questo simbolo 60 panini per compie 60 anni panini. Noi ci siamo veramente tutti quanti noi! Ehi! Ehi, ciao ragazzi! Ehi! Ci sono nelle storie? Paperoga, ciao Paperoga! Ci sono quasi tutti, ci siamo quasi tutti. E oggi, re per noi, recensiremo Topolino 3409! Yeah! Wow, che bello! Allora, vediamo la copertina. Adesso vediamo questi che perché copertino 3409, disegni di Alessandro Perina e colori di Valeria Titani. Peccato che non c'è Andrea Cagor. Oh! No. Io sono Andrea Fecero. Oh, non mi hanno sceneggiato, cazzo. Va bene, per i due tocca a te, ora è il tuo turno, anche domani è il tuo turno! Ciao a tutti amici, sono Blade2 e oggi recensiremo Topolino 3409, speciale Dante Alighieri. Lo sappiamo! Basta! E poi c'è la pubblicità di... La pubblicità di Seguendo l'Eco della Montagna. Inizia la scalata solo su Topolino 3410. Ciao Tedis, benvenuto all'Academy. Lui è Tedis, è il nuovo dell'Academy, dell'Accademia di... Come si chiama? L'Accademia di Topolino Comics. Ciao, io sono Tedis, io sono nudo, lo so. E smostati! Oh, guarda! Ci sono anch'io nella copertina! E c'è anche nel posto! Rocker Duck! Abbiamo sconfitto Rocker Duck! Abbiamo sconfitto Rocker Duck! Con la settimana di Silvia Zinche. Che aria tira? Ritorna a Paperopoli! Stampa, stampa. Caro lettore, interessano le vostre risposte, le vostre domande, quelle potesse, per cortesia, farete solo la scelta regale.
la stessa dura e tocchiamo tre ore per soletta. Va bene, ritornano una settimana con... Eh sì, ragazzi, guardate che c'è. C'è zio Paperone incontra le Beribis. Facciamo finta, ragazzi, facciamo finta. Zio Paperone incontra le Beribis. Solo sul topolino 3411. Alex Bertagni, fai colazione! Darerolo. Ciao a tutti, amici, sono io! Ora il posto vostro! Ok, signore, Alex Bertagni, le risposte mie! Ti rompo, brutto faccio! Vedi il fatto tuo, coglione! Poi abbiamo... Storie a fumetti... E servizi e rubriche... Ah, porco Dio! E non salotte, Alvido, ci penso io! Ninninu, anche in Milano, tu vedi. E ci sono. Aspetta un minuto, guarda. Tadan! Paper Sera News presenta Zio Paperone e i paperi non cambiano. Soggetto e sceneggiatura e disegni di... Corrado Mostro Duomo! Grazie Corrado Mostro Duomo! Ti voglio tanto bene! La seconda puntata di Paper News! Lavoriamo insieme come bambini! E abbiamo tutto bene, bene! E vai! Mio! Che palla di questi paperi! Klondike, tanti anni fa, io ero giovane, assieme agli altri. E nell'attuale presente, io. Riunione della da professora oggi. Scotevo da quelle meno dalle notizie. Così. Beh, questo che è. Abbiamo sconfitto Rocker Duck, vero? Amico, è tutto a posto, non c'è Rocker Duck. Abbiamo sconfitto Rocker Duck. Aspetta. Controllo, non c'è Rocker Duck. No, non c'è. In questa storia non c'è Rocker Duck. E ci sono anch'io. Ciao ragazzi. Questa è la nostra accademia. L'accademia di Topolino. Ehi Paperoga, perché hai girato le pagine? Certo. Va bene, no, qua nella puntata non c'è Rocker Duck. Qua c'è la pubblicità del deposito di Zio Paperone. Poi c'è realtà o finzione. Soggetto e sceneggiatura di Marco Nucci e disegni di Ottavio Panaro. Topolino e l'ombra di Mister Ventigo. Marco Nucci ha sceneggiato Topolino. Marco Nucci ha sceneggiato Topolino. Marco Nucci ha sceneggiato Topolino. Che parla di Arcadin con Pippo e Topolino alla discussione. Fanno tutto quello che cazzo è. C'è anche il commissario Basettoni. E beh, allora Mimi è apparso solo nella prima puntata. Che Pippo e Topolino scoprono cose meravigliose che... Miei! Dove sta andando? Secondo del cavolo.
Poi abbiamo la pubblicità di Lego City. Pesci da pri. Mamma mia! Mi dispiace, ho detto che non devi apparire. Esattamente. Capito, Rocker Duck? Capito. E guai! Wow, Raya è l'ospite misterioso sulla carta unito A. E via Ryan, E poi abbiamo il calcio. E poi abbiamo l'ultima puntata. Noi apriremo in ogni topolino, non sia. Noi apriremo il topolino tutte le settimane. Noi appariremo sempre. Noi appariremo, lo sai, sempre noi. Come voi, sempre come noi. Appariremo sempre di più. Con Zio Paperone, l'ultima parte. Battista e i segreti del Posito. Che questi sono la banda Bassotti, ricordatelo. Soggetto e sceneggiatura di Alessandro Sisti e disegni di Giuseppe Facciotto. Che, allora, Zio Pape, io sto leggendo il giornale e qua è la banda Bassotti, ragazzi. E questo chi è questa ragazza? È la mamma di Battista? Oh, è già finito. E Battista ha fatto eliminare che sono la banda Bassotti. Eh sì. Vi ho scoperti, banda Bassotti. Mi dispiace davvero tanto, banda Bassotti. Poi abbiamo...